Buonasera a tutti, sono il 26 aprile, stiamo qui a Montecitorio, mentre gli altri stanno, i partiti si spartiscono le poltrone. Noi oggi abbiamo lavorato agli emendamenti al DL35 del 2013 che prevede l'erogazione di 40 miliardi di crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Ci stiamo occupando che vada a buon fine tutta l'operazione e che soprattutto se ne avvantaggino le imprese, soprattutto quelle di piccola e media dimensione, e questo avvenga non a scapito poi dei cittadini con eventuali ulteriori aumenti fiscali. Per questo innanzitutto abbiamo impostato una serie di emendamenti, tra cui per esempio uno che stabilisce l'istituzione di un fondo a favore proprio delle piccole e medie imprese, finanziato proprio con i cosiddetti rimborsi elettorali, cioè i finanziamenti ai partiti. Inoltre abbiamo presentato un emendamento che stabilisce la sospensione delle cartelle di Equitalia emesse nei confronti di chi vanti crediti nei confronti della pubblica amministrazione. E su questo emendamento c'è stata una dichiarazione di inammissibilità per la quale abbiamo preparato il ricorso. Abbiamo chiesto inoltre, molto importante, la eliminazione dell'IMU sulla prima casa e la ridiscussione della TARSU, vale a dire appunto questa tassa deve essere commisurata non alla metratura dell'appartamento, ma piuttosto alla quantità e alla volumetria dei rifiuti prodotti. Questo è molto importante. Inoltre abbiamo richiesto appunto che Equitalia non abbia la discrezionalità nel pignorare quindi gli stipendi e le pensioni soprattutto. Inoltre è stabilito, il direttore generale di Equitalia ha stabilito che ultimamente anche probabilmente in seguito ad un nostro sentire e ad una nostra presa di posizione molto netta, che non siano più pignorabili gli stipendi e le pensioni al di sotto di 5.000 euro. Noi abbiamo proposto un emendamento, poiché in questo momento è a discrezione appunto di Equitalia questa normativa, noi abbiamo proposto di inserire questo in un emendamento in modo che diventi proprio legge. E, quindi altro aspetto molto importante. Un altro emendamento di rilievo riguarda la possibilità da parte dei commercialisti, degli avvocati che siano iscritti all'albo da almeno 5 anni, di certificare appunto i crediti delle aziende nei confronti della pubblica amministrazione. E la nostra quindi attività procede e vigileremo affinché tutto questo possa essere portato a buon fine. Grazie.